Ci siamo spostati nel museo del santuario di Maria Santissima di Costantinopoli, accanto a me Don Domenico Sturino, parroco di Rente Centro Storico. Don Domenico, delle riflessioni sulla sacralità dell'olio. Allora, quando si sottolinea l'importanza dell'olio nella Sacra Scrittura, è necessario sottolineare che l'olio richiama la sapienza, l'amore e la fraternità. È simbolo dell'elezione divina e dello Spirito di Dio che conferisce una missione specifica e se ne parla sin dal Libro della, della Genesi ed è grazie a un ramo d'olivo che Noè capisce che il livello dell'acqua si era abbassato e che il deluore è cessato. Ha una forza eh, nella Sacra Scrittura oltre a questo impegno o, di una missione divina, ha anche una forza terapeutica particolare, testimoniata in tutta la Sacra Scrittura. Vorrei leggere con voi un passo di Isaia. Quindi eh, era considerato un rimedio infallibile per il trattamento di ferite e delle molte malattie, in quanto sarebbe stato dato direttamente da Dio all'uomo, perché si pensava che potesse penetrare profondamente nei tessuti sino alle ossa. Tant'è che lo si prescriveva per unzione anche nelle malattie intestinali. E c'è un bellissimo passo oltre a quello di, di San Luca sul buon Samaritano, e viene da Isaia, capitolo 1, versetto 6. Dalla pianta del piede fino al capo, niente vi è d'intatto, ferite e piaga aperte non sono State né pulite né fasciate né lit con olio. Quindi eh, c'è questo richiamo molto importante. Del resto, oh, il tempo non è dalle nostre parti. Ma um, pensare un po' a, al bene, pensare un po' anche a, al dono. C'è quel brano meraviglioso di Elia, quando si presenta alla vedova di Zareppe e gli chiede un, eh, un po' di cibo. Non ho nulla, risponde questa donna, ma solo un pugno di farina nella giare e un po' di olio nell'orcio. Quindi veniva utilizzato non soltanto per preparazione delle offerte, ma anche come, come elemento essenziale. Allora io, io credo uh, che bisogna eh, anche sottolineare una cosa molto importante. L'olio veniva usato anche per ungere l'altare, per consacrarlo. E per un GDR, questo eh, lo conosciamo un po' tutti. E, Dio affido quindi una missione speciale. In questa circostanza, l'olio versato sul capo indicava la forza necessaria all'esercizio, all'autorità ricevuta da Dio. Ecco perché nel Nuovo Testamento eh, Gesù viene indicato come l'unto e, e si presenta. Eh, l'olio serve anche per la. Uh, per indicare il simbolo dell'amore di Dio, se si va a leggere il cantico dei cantici, questo libro che parla del rapporto reciproco tra innamorato e innamorato, è sempre presente, anche nei salmi il simbolo dell'olio canta la bellezza, la gioia della fraternità quel bellissimo brano dove si inneggia um, come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, il Salmo 133, versetto 2. Quindi l'olio esalta la bellezza e si usa per incontri importanti e significativi. Non avere olio per ungere il proprio corpo nella Sacra Scrittura è come segno di maledizione nel Deuteronomio si legge questo quindi viene, viene ritenuto importante e viene anche considerato necessario per manifestare io direi la solidarietà l'amicizia la, e, e il simbolo dell'unione dell con il Signore e allora l'olio è simbolo di gioia e di festa come infatti uh, nel Coelet uh, si legge uh, nei libri sapenziali il buon nome di una persona è paragonato all'olio, un buon nome preferibile all'unguento profumato. Questo è molto importante. Ma vorrei finire con il ricordo oh, come è presente nei, nei sacramenti, nel battesimo, nella confermazione e indirettamente anche nell'Eucaristia, la presenza dell'olio oh, è, è importante perché la mensa dell'altare viene unta nel rito della dedicazione, la consacrazione, possiamo dire che è presente anche nel sacramento della penitenza, in quanto nel Medioevo la riconciliazione veniva significata con l'imposizione delle mani accompagnata dall'unzione. L'olio è presente, come si sa, nel, uh, nel sacramento unzione degli infermi e nelle ordinazioni episcopali e presbiterali, in un certo qual modo anche nel matrimonio, in quanto, no, almeno nel rito orientale, quello, è previsto l'unzione degli sposi. Quindi l'olio è, qui, è presente nella liturgia cristiana perché è, è, è molto presente nella Sacra Scrittura, e viene citata diverse volte: no? come segno privilegiato dell'agire di Dio. Ora, eh, ho letto oh, più volte no? Il, la parabola eh, del buon Samaritano, dove Gesù indica questo uomo che versa sulla ferita eh, olio. E vino. Come era prevedibile, a poco a poco il significato dell'unzione tende eh, a, a, a trasformarsi anche come missione, e come unione, e come dovere. Bene, uh, come ho detto, si potrebbe parlare a lungo su questo, però voglio terminare ricordando ehm, che nella sacra scrittura soltanto per quanto riguarda la guarigione, ci sono 191 riferimenti alla presenza uh, del, dell'olio. Um, poi nella Sacra Scrittura le, le formule. C'è anche nella tradizione ebraica uh, questa quest indicazione. La fine del mondo, in un certo qual modo, avverrà quando non ci saranno più alberi di olio sulla faccia della terra. Quindi <ride> questo è, una, è un detto della tradizione ebraica. Quindi fino eh, a quando ci sarà un albero d'olivo, ci sarà speranza, ma ci sarà anche la, la, la storia. E del resto, alla fine anche, anche Adamo, no? Adamo, lui chiede l'olio di... Uh, L'odio di, di, di olivo, ecco um, come ho detto, veniva usato uh, come sostanza per uh, le terapie. Ma uh, infine, anche Adamo prima uh, di uh, morire chiede, uh, chiede al Signore la presenza uh, de, dell'olio. Bene. Se c'è un'altra domanda, volentieri, perché, è, è, come ho detto, si potrebbe parlare a lungo ma voglio finire proprio ancora perdonatemi se, se sto prendendo un po di tempo um, quest'ultimo proprio presente nella Sacra scrittura dice così um, i benefici sulla salute uh, sono tanti se si va a leggere per esempio il il levitico Io mi ricordo la presenza di un, uh, di un grande studioso uh, della scienza medica, un uomo formidabile, no? uh, chi è che non si ricorda? Il professor Veronesi. E il professor Veronesi, ebbi la fortuna, la gioia e direi anche la benedizione in un certo modo di poterlo incontrare. E dove lui mi, mi indicava la presenza dell'olio nella Sacra Scrittura e come elemento terapeutico. E si interrogava, si chiedeva da dove proveniva questa capacità, o meglio questa scienza. Io risposi, in questo caso sacerdote, eh, il Signore che ispira. E allora, eh, quando si parla dell'olio nella Sacra Scrittura, si deve parlare di un dono che ancora l'uomo spetta il compito di capire e di scoprire. Don Domenico, cosa può dirci del museo? Il museo è la nostra storia, il recupero del nostro patrimonio. Il museo evidenzia ciò che noi siamo, in un certo qual modo, attraverso la devozione, attraverso i doni, attraverso anche questi momenti particolari dell'anno. Sono con Roberto, eh, e lui è un cultore, se vogliamo, di questi aspetti storici del museo. Per cui chi arriva a Rende Centro Storico trova una traccia di eh, storia importante. Una realtà come la nostra, senza un riferimento storico, perde la sua identità, per cui arrivare, è, è entrare in un museo si recupera l'identità, in questo caso, di un piccolo centro, anzi ormai di una grande città. Sono contento che c'è Roberto perché insieme vogliamo riprendere alcuni aspetti di artisti locali. Tra questi, Achille Capizzano, ce l'ho presente, quindi Roberto sa che vorrei che questo artista venisse veramente recuperato, le sue opere in un certo qual modo riscoperte, perché a partire dalla nostra cultura, cioè, dappertutto nel mondo si parla di Sant'Anna, indubbiamente, però vorrei che Achille riprendesse il suo posto e il suo ruolo all'interno della nostra cultura, rendersi. Per cui partire dal museo con questo appello che si recupera, c'è cioè Roberto, Robe, che si recuperi Achille Capizzano, a cui tu sei molto legato e direi anche con grande affetto, e la tua famiglia, poi in questa chiesa ha un suo punto di riferimento preciso. Dopo l'intervista Don Domenico Sturino, chiediamo al dottor Maiocchi, presidente dell'Olio IGP di Calabria, se attualmente ancora c'è l'importanza e la valorizzazione della pianta d'olivo sul nostro territorio. Considerazione purtroppo, dobbiamo constatare che per quello che ha rappresentato l'olivo nella nostra storia, nella nostra cultura, e lo abbiamo visto, questo valore che si tramanda da millenni, un valore e un prodotto che gradualmente, anno per anno, i nostri contadini hanno migliorato per dare sempre un prodotto migliore, non solo per quello che rappresentava come sacralità o per i greci nei loro giochi olimpici o quando i nuovi regnanti venivano eh, nominati eh, per la guida del paese che venivano unti dall'olio d'oliva. Quindi eh, è stato un percorso che ha portato l'olio ad essere un prodotto alimentare indispensabile per noi e la scienza medica ci dà continuamente confermo. Non ultima una ricerca iniziata nel 1985, quindi recente, è portata fino ai nostri giorni, da parte dell'Istituto di Ricerca eh, con sede in Puglia, mi pare a Castellaneta, un gruppo di scienziati ha stabilito sulla scorta di quello che ci diceva Ansel Case, quale, eh, quale valore ha il nostro prodotto. Quindi, un prodotto buono per la salute, un prodotto indispensabile, un prodotto che è il, il prodotto principe della dieta mediterranea. E questi professori pugliesi hanno stabilito, proprio sulla scorta di queste già notizie che avevano da Ansel Case e che loro hanno continuato. Che l'olio d'oliva allunga la nostra vita di nove anni. Ecco, quindi un prodotto indispensabile, un prodotto utilissimo. Un prodotto... Ma al di là di quello che rappresenta per la nostra salute, c'è l'altro aspetto, che è l'aspetto economico. Noi siamo la seconda regione italiana produttrice di olio d'oliva. Abbiamo eh, questa storia millenaria. Abbiamo ancora un valore economico per l'agricoltura che rappresenta il 25% il settore olivicolo. ma ad oggi non è stato fatto niente per conservare tutto ciò e questo è quello perché? Perché noi ci vediamo scavalcati da nazioni come l'Australia, il Cile, l'Argentina e anche la Cina attualmente che stanno facendo nuovi impianti con e perseguendo anche loro la qualità. Quindi questo già è un grande campanello d'allarme. Ma un ultimo campanello d'allarme che ci deve veramente far pensare ancora. Noi dobbiamo ricordarci che siamo il paese che ha custodito il prodotto olio, lo ha migliorato e ne ha fatto un prodotto eccezionale, un prodotto unico. Eravamo i primi produttori di olio al mondo, eravamo i migliori trasformatori di uh, olive al mondo, eravamo i primi imbottigliatori di olive al mondo, adesso non lo siamo più, non lo siamo più. Perché? Siamo stati scavocati dalla, dalla, dalla Spagna prima, la Grecia con il prodotto di qualità ci sta ingalzando. Non ultimo, è uscito proprio cosa di questi giorni sul mercato nazionale, il Portogallo, il Portogallo che si presenta con un prodotto, con un prodotto eccezionale, con un prodotto a bassi costi. E il problema nostro è questo, perché noi abbiamo tantissimo prodotto invenduto, tantissimo prodotto che il mercato non ci chiede più proprio per i costi molto alti. E questa tutela dov'è? No, eh, del nostro prodotto ma anche delle nostre industrie. Quando oggi ci troviamo un altro, un altro problema dove le, eh, i frandoi non vengono più, i macchinari per i frandoi non vengono più acquistati in Italia, ma vengono acquistati dalla Turchia. Ci sono già due, diverse aziende turche presenti nei nostri nuovi frandoi con macchinari loro, macchinari anche questi eccezionali, anche questi con un know-how che era di nostro, di, di, di nostro possesso e non lo ritroviamo più. Allora, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo eh, 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 cercare di eh, intervenire? Eccetera? Noi dobbiamo innanzitutto sollecitare la parte governativa a sensibilizzarsi in questo settore. Non ce la facciamo più la Calabria ormai è una regione allo sbando per quanto riguarda l'olivicoltura i nostri olivicoltori l'olio non sanno più dove metterlo proprio per tutte queste carenze per tutti questi problemi non perché non c'è investimento non c'è tutela del nostro prodotto della nostra qualità e noi chiediamo tutela della nostra qualità garanzie per la tutela della nostra qualità che è la migliore al mondo, almeno finora. E allora, salvaguardiamo questo e se riusciamo a salvaguardare questo, possiamo sperare in un futuro ancora di quella che è la nostra olivicoltura. Cari amici, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Coltiviamo Futuro, coordinata da Feder Terziaria Agricoltura. Oggi tratteremo di eh, rischio agricolo e eh, siamo insieme al eh, dottor Mariano Ferraro che si occupa di rischio agricolo per quanto riguarda le assicurazioni in generale. Eh, Cos'è il rischio agricolo? Il rischio agricolo è eh, una forma di eh, tutela nei confronti delle aziende agricole per quanto riguarda le produzioni, ma è soprattutto importante in un periodo come questo, visto le ultime vicende, i cambiamenti climatici in atto, eh, per poter avere una fonte di ristoro. Che vada oltre quella che è la semplice calamità naturale per come è stata gestita in questi anni eh, da parte degli organismi pubblici, ma ah, prevede appunto l'intervento dell'istituzione eh, delle polizze che possono essere anche agevolate. Ma ah, sentiamo dal dottor Ferraro esattamente che cos'è la gestione del rischio agricolo in agricoltura. Infatti la, è importante quello che hai appena sottolineato, Giovanni, cioè il, il fatto che l'attenzione de, pubblica. Si è spostata dall'intervento che era appunto regolato e normato con degli interventi pubblici e con il riconoscimento delle calamità naturali ad un intervento che invece è basato soprattutto sul riconoscimento di eh, contributo alla sottoscrizione di, de, delle polizze. Eh, questo eh, fa sì che con l'intervento della misura sul PSR nazionale, che è la misura 17.1 specifica per il riconoscimento della, della contribuzione su queste polizze, le aziende agricole eh, sono incentivate eh, a sottoscrivere delle polizze che tengono in le loro produzioni dalle avversità eh, naturali e dalle calamità naturali, che, come, come tu stesso sottolineavi, anche in quest'ultimo periodo hanno colpito gran parte del, delle nostre aziende, in, in, particola, in particolar modo nella provincia di Crotone, dove eh, alcune produzioni hanno subito veramente grossi, grossi, grossi danni. E questo, è l'unico modo che oggi hanno le aziende agricole per potersi tutelare e programmare al meglio i loro investimenti. Eh, bene Mariano, tu hai sottolineato il fatto uh, del discorso sulle calamità naturali e su come, soprattutto in questo periodo, incidono sulla produttività dell'azienda agricola e soprattutto sul mancato reddito che deriva da uh, questo tipo di avversità. Ma tra le altre cose hai sottolineato anche il, il fatto che c'è una misura del PSRN, cioè il PSR nazionale, che è la 17.1, ma tutta la misura 17, che prevede delle agevolazioni. Perché si è spostata l'attenzione da quello che è eh, la gestione ordinaria della calamità naturale attraverso il contributo pubblico rispetto a questo tipo di misura? Perché in questo modo si ha la garanzia da parte della stipula di un contratto di assicurazione vero e proprio e l'agricoltore ha un ristoro perché sul premio pagato il PSRN nazionale, quindi l'Europa, riconosce il 70% di rimborso del contributo, del premio che viene pagato. Ma a questo punto la domanda è eh, la situazione, soprattutto da noi nel meridione, eh, le aziende agricole stanno rispondendo o ancora forse c'è poca informazione per quanto riguarda questo tipo di opportunità per le aziende che... Eh, in questo periodo eh, può essere, anche per, in vista della futura campagna, può essere un forte incentivo per eh, stare più tranquilli diciamo, in campagna. Allora Giovanni, anche qui eh, dici delle parole sacrosante. Um, C'è da sottolineare questo aspetto. Eh, sarebbe troppo lungo fare tutto l'escursus di come il, la contribuzione si sia spostata da, eh, da, 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 un, da un modo di erogare contributo in caso di riconoscimento della calamità naturale al, al, al resto. Qui ci, eh, ci preme sottolineare il discorso che facevi tu prima, il 70% della parte agevolata viene riconosciuto... Su, da, da, appunto, da questa misura 17.1. Sicuramente il mezzogiorno d'Italia e la Calabria in particolare negli ultimi anni che ci vedono impegnati sul territorio a eh, promuovere questo tipo di soluzioni assicurative sta rispondendo sempre meglio. Sicuramente c'è un lavoro ancora lunghissimo da fare perché le nostre aziende che vivono sicuramente un ricambio generazionale dall'altro e hanno una percezione di quelli che sono i rischi che oggi sempre di più a causa dei cambiamenti climatici. Ma... A questo aggiungo anche una nuova visione di fare azienda, azienda agricola. È cambiata la percezione, quindi oggi non c'è sicuramente nessuna azienda che vuole mettere a rischio il proprio reddito e lasciare il proprio prodotto rispetto alle avversità naturali senza polizza assicurativa. Non se lo può permettere perché questo ne va poi della competitività sul mercato che è sempre eh, maggiore e sempre, sempre più pressante. Quindi le nostre aziende hanno la necessità in questo momento di essere sempre più supportate. Noi come General Italia a Piazza dei Bruzzi ci mettiamo veramente anima e cuore rispetto a questo, e visitiamo ogni singola azienda, approfittiamo di ogni invito che ci viene fatto, in questo ti voglio rivolgere un ringraziamento per l'invito che ci hai fatto anche oggi, di promuovere quella che è la nostra attività, cioè quella di stare vicino ai nostri clienti aziende agricole. E per portargli, eh, portare loro a, a conoscenza di un mondo che è la gestione del rischio, che è sicuramente un mondo nuovo rispetto a quello che è stato eh, la gestione delle calamità naturali fino ad adesso, ma è, è un modo che ha, eh, dà loro una risposta immediata. Al verificarsi dell'evento naturale hanno la certezza di poter recuperare quello che è la perdita di, di prodotto ha avuto. Perfetto. Beh, noi come Feder Terziaria Agricoltura... Abbiamo oh, la voglia di promuovere questo tipo di informazioni e di iniziative per stare vicino anche ai produttori agricoli che ci hanno dato fiducia. Ma proprio a questo proposito, anche per l'impegno che stiamo mettendo in atto sul territorio, anche eh, nel diffondere questo tipo di informazione, la domanda che ti rivolgo eh, per, per concludere anche questa intervista è: se io sono un'azienda agricola, cosa devo fare per poter aderire alla misura 17 o per poter stipulare questo tipo di polizza? Sicuramente qui i passaggi sono, sono molteplici, nel senso che l'azienda agricola eh, ha necessità di recuperare eh, e far rilasciare dal proprio centro di assistenza agricola la manifestazione di interesse, a partecipare quindi alla misura. Eh, a quel punto ehm, eh, l'azienda agricola, su sollecitazione eh, nostra, di, di, dei nostri colleghi e eh, collaboratori, eh, eh, ha la possibilità di andare a strutturare quello che è un... Eh, di spesa rispetto a quello che è la, la propria eh, cultura presente sul fascicolo aziendale, eh, l'iter si chiude con il rilascio del PAI che è un altro documento amministrativo necessario poi per caricare la domanda di sostegno eh, sul Sien e quindi andare all'erogazione del contributo. La cosa che mi preme sottolineare e che Questi sono passaggi amministrativi interno ai centri di assistenza agricoli che devono fare insieme all'agricoltore. Quello che invece Generali Italia fa è stipulare la polizza, in caso di sinistro far intervenire eh, la propria rete peritale e a quel, a quel punto, una volta quantificato quello che è il danno, la certezza nei sei mesi successivi di una liquidazione che ristora da quello che è la perdita di prodotto avuto in campo. Dottore Ferraro, io la ringrazio, anzi Mariano, ti ringrazio di essere stato con noi oggi e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Coltiviamo Futuro. Grazie.